Buon pomeriggio, gentili telespettatori, e benvenuti all'appuntamento con le nostre news che inauguriamo subito con una maxi operazione della Guardia di Finanza che ha portato diversi arresti per traffico di sostanze stupefacenti. Vediamo subito i particolari nel servizio. Nelle prime ore di questa mattina la Guardia di Finanza di Taranto, in collaborazione con le Fiamme Gialle di Milano, Napoli e Brindisi, ha sgominato una organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata denominata El Chico e ha portato all'esecuzione di 14 ordinanze di custodia cautelare, delle quali 10 in carcere e 4 ai domiciliari, nei confronti di 7 persone residenti a Taranto, 4 a Napoli, 2 a Milano ed una in provincia di Brindisi. Il tutto coordinato dalla Procura della Repubblica di Taranto con l'operazione dei finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria. Il tutto comincia nel luglio del 2010. Nel corso delle indagini emerge la figura di 4 fornitori napoletani di sostanze stupefacenti, 2 dei quali di grosso calibro. Si tratta del 48enne Gennaro Silvestro e del 24enne Antonio Silvestro, entrambi con precedenti penali specifici e affiliati al clan campano dei Di Lauro. Le indagini hanno evidenziato la figura di altri 2 fornitori, il 44enne Francesco Pagliughi, residente in provincia di Milano, e il napoletano di 32 anni Luciano Fiore. Quest'ultimo, tra l'altro, allontanatosi dalla Campania per stabilirsi a Milano per sfuggire ai malavitosi tarantini. Emerge ancora la figura di un 53enne brindisino, si tratta di Cosimo Balerba, che sarebbe il fruitore degli approvvigionamenti illeciti dei fornitori stessi. I fornitori erano in contatto con altri 2 tarantini, la 35enne Antonio Ciccolella e la 33enne Piera De Padova, entrambi con precedenti per stupefacenti commessi in forma associata e tratti in arresto dalle Fiamme Gialle nell'ambito della recente operazione Undertaker. Durante le indagini sono state eseguite anche delle perquisizioni che hanno portato al sequestro di hashish e cocaina e marijuana per circa 5 chilogrammi. È stato inoltre accertato che i corrieri, che operavano sulla tratta Napoli-Taranto, scortavano il carico di stupefacenti con l'utilizzo di un'altra autovettura che fungeva da staffetta. Le indagini hanno anche permesso di rilevare che il gruppo di malavitosi tarantini era in trattativa per l'acquisto e la successiva emissione nel territorio della provincia ionica di ingenti quantitativi del pericoloso crack. E per la cronaca ritorniamo al drammatico incidente sul lavoro ieri, nel corso del quale ha perso la vita un 47enne operaio di Torre Santa Susanna, Piero Miccoli. I particolari. Travolto dal braccio meccanico staccatosi da una gru. Così è morto ieri intorno a mezzogiorno Piero Miccoli, operaio di Torre Santa Susanna di 47 anni, in un incidente accaduto in un cantiere edile a Porto Cesario di proprietà del fratello della vittima. Probabilmente la tragedia è stata causata dall'eccessiva distensione del braccio meccanico provocata dal carico eccessivo, circa 3 quintali di tufo che l'operaio stava trasferendo dal cassone di un camion nella villa privata dove dovevano essere eseguite alcune costruzioni. Gli accertamenti svolti dai carabinieri della compagnia di Campi Salentina, coadiuvati dai funzionari dello Spesal, hanno ricostruito, o stanno tentando di farlo, la dinamica del tragico incidente. Il cantiere, il mezzo meccanico, l'area dove è avvenuta la tragedia, tutto è stato sottoposto a sequestro. La richiesta di intervento operativo al 118 è giunta comunque da una voce che è rimasta anonima, a cui i carabinieri stanno tentando di dare un volto. Intanto la ditta per la quale lo sfortunato operaio lavorava appartiene proprio al fratello Antonio Geometra. Piero Miccoli apparentemente era solo sul posto, ma non si esclude che insieme a lui vi fossero anche altri operai. Si ipotizza che l'uomo, resosi conto del pericolo, abbia tentato di lasciare la cabina della gru. Il corpo, infatti, è stato trovato per terra vicino alla cabina. Se è stata una negligenza nel caricare troppo la pala, se la gru era difettosa, sono tutti aspetti che saranno appurati e chiariti nel tempo, dopo le ispezioni del caso. Intanto la salma, trasferita nella camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce, è stata data a disposizione della magistratura. Nella città di Torre Santa Susanna, ovviamente, cordoglio assoluto. E sempre per la cronaca ci trasferiamo a Brindisi, dove nella notte si sono registrate alcune fucilate, sono stati esplosi alcuni colpi di fucile contro la sala cinesca di un bar. Lo vedete nelle immagini, è il bar Monic di via Sant'Angelo. Il bar appartiene a Vito Passaseo, che è fratello del pentito Giuseppe.
una figura importante nella ricostruzione degli ultimi episodi criminali che riguardano il sodalizio criminale Sacra Corona Unita. È ritenuto dagli investigatori un collaboratore di giustizia particolarmente attendibile, ha confermato infatti la maggior parte delle dichiarazioni del pentito messagnese Penna. L'uomo ha più volte dichiarato di essere uscito dal giro perché non voleva commettere degli omicidi, ma soltanto lo scorso lunedì era stata data alle fiamme l'auto della sorella Vincenza. L'attentato della notte è accaduto intorno all'1 e sul caso ovviamente indagano i carabinieri della compagnia di Brindisi e stanno tentando di verificare probabilmente delle relazioni proprio con il collaboratore di giustizia Giuseppe Passaseo. Cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre nell'ambito della cronaca con un sequestro di un immobile a Francavilla Fontana nel quale dimorava Capobianco, ricordate proprio qualche giorno fa protagonista della cronaca per una operazione specifica, un sequestro coatto se così possiamo dire perché si tratta di un immobile popolare, un'abitazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari, il servizio. I carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana questa mattina hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di un immobile popolare riferito al presunto esponente della Sacra Corona Unita Giancarlo Capobianco. Si tratta di un provvedimento richiesto dalla Procura della Repubblica di Brindisi e disposto dal GIP presso il Tribunale. La casa, come dicevamo, una casa popolare, quindi dell'Istituto Autonomo e Case Popolari, è in via Bachelet e sarebbe stata abusivamente occupata, stando all'accusa, dal 1988, proprio dalla famiglia Capobianco. Nello specifico, i reati ipotizzati sarebbero truffa ai danni dello Stato, invasione di edifici aggravata, falsità ideologica con dichiarazioni mendaci. Ricordiamo intanto che proprio la scorsa settimana la Direzione Investigativa Antimafia di Lecce, su richiesta della DDA, aveva eseguito sempre a carico di Giancarlo Capobianco, riconosciuto da tutti come zio Carlone, un sequestro anticipato di beni per circa 1.200.000 euro. In quel caso i sigilli erano stati apposti a 2 terreni agricoli nel territorio di Oria, 2 appartamenti a Francavilla Fontana, nonché un suolo edificatorio nella zona industriale sempre di Francavilla Fontana. E ancora un'antica dimora patronale con parco sempre a Francavilla e una villetta nelle campagne dello stesso comune. I sigilli erano stati apposti anche a ben 4 autovetture. Cambiamo argomento, abbandoniamo la cronaca per parlare invece delle vertenze sindacali e della protesta, dello sciopero spontaneo questa mattina dinanzi ai cancelli del petrolchimico da parte dei dipendenti delle aziende appaltatrici proprio sulla problematica dei cambi d'appalto. Vediamo. Manifestazione di protesta questa mattina dinanzi ai cancelli del petrolchimico a Brindisi da parte dei dipendenti delle ditte appaltatrici. L'avvertenza nasce dall'annosa e risolta problematica dei cambi d'appalto all'interno del petrolchimico che vede oramai come costante logica le gare al massimo ribasso. Inoltre, secondo i manifestanti, c'è il rischio sempre maggiore che le maestranze che hanno acquisito un'importante professionalità vengano escluse dal ciclo produttivo. Nell'ultimo periodo si è verificato che la committente abbia affidato attività ad aziende non dell'indotto locale, con l'impiego di manodopera non del territorio brindisino. Per tutti questi motivi, questa mattina le rappresentanze sindacali unitarie e i lavoratori hanno scioperato spontaneamente. Anche per ricordare che l'11 ottobre scorso si è tenuto un attivo unitario dell'RSU, RSA e RLS, delle aziende appaltatrici operanti all'interno del petrolchimico alla presenza dei segretari confederali e di categoria. Ad oggi non ci sono state da parte delle committenti risposte positive sui problemi messi in campo. Nell'incontro di oggi, tenutosi presso l'azienda, non sono emerse risposte sufficienti per interrompere le iniziative di sciopero. Si auspica un tavolo prefettizio al quale possano sedere tutti gli attori interessati per trovare delle soluzioni adeguate a questa annosa problematica. Per tutte queste ragioni i sindacati confederali sostengono l'iniziativa di sciopero proclamata appunto per oggi con un presidio assembleare dinanzi ai cancelli del petrolchimico. I lavoratori, questo stato di agitazione è giustificato da un rinnovo di appalti rispetto ad avere delle garanzie occupazionali
perché non è possibile che ogni volta che ci sia un rinnovo di appalti i lavoratori devono avere questo disagio o avere queste preoccupazioni di perdere il posto di lavoro oppure vedersi anche ridursi i salari. Per cui noi pretendiamo di avere un incontro con la Versalis per arrivare a fare un accordo a livello territoriale che possa garantire l'occupazione per le imprese degli appalti nel petrolchimico. Se questo non ci sarà, i lavoratori continueranno ad avere lo stato di agitazione, perché è ora di finirla con queste gare a ribasso che penalizzano solamente i lavoratori e anche le imprese del petrolchimico. Per cui noi aspettiamo una data di incontro, oggi chiederemo un incontro anche qui, visto che ci siamo, con la Versalis a livello locale per capire quali sono le loro intenzioni. E purtroppo questa forma di protesta è a puntate. Chiediamo soprattutto a tutto il gruppo Eni di decidersi ad avere un'interlocuzione con Brindisi relativamente a tutto ciò che attiene al sistema degli appalti. Abbiamo già diffuso un documento unitario, noi puntiamo ad avere un rinnovo delle gare avendo come criterio l'offerta economicamente più vantaggiosa. È l'unica possibilità perché poi non si abbiano ricadute sul piano occupazionale dal punto di vista negativo e non si abbiano anche ricadute negative sul piano della sicurezza, perché continuare con l'offerta al massimo ribasso significa perdere posti di lavoro e mettere a rischio ogni giorno la vita delle persone. Il sindaco di Brindisi, Mimmo Consales, questa mattina era in trasferta a Roma per una serie di incontri. Ha incontrato infatti, insieme al senatore Tomaselli, il viceministro dell'economia, l'onorevole Stefano Fassina, al quale Consales ha posto con determinazione il problema della riassegnazione al Ministero dell'Ambiente delle risorse versate dalle aziende presenti nel sito di interesse nazionale di Brindisi al Ministero dell'Economia, il tutto sulla base di un accordo di programma sottoscritto nel lontano 2007 e riguardante le bonifiche del sito, a seguito del quale sono stati sottoscritti ben 9 contratti transattivi tra il Ministero dell'Ambiente e le aziende insediate a Brindisi per un ammontare complessivo di circa 55.335 euro. E questa mattina Consales, negli incontri romani, un altro incontro importante lo ha avuto con il vice ministro dell'Interno Filippo Bubbico, al quale ha sottoposto la gravissima situazione dell'ordine pubblico riguardante più in generale la provincia di Brindisi, ma in particolare la città capoluogo. Il tutto alla luce anche delle ultime rapine verificatesi ai danni di attività commerciali. Il viceministro Bubbico, come è noto, nel mese di giugno aveva già partecipato a Brindisi ad un vertice convocato in prefettura, durante il quale Sua Eccellenza il prefetto, i rappresentanti delle forze dell'ordine, lo stesso sindaco di Brindisi Consales, avevano sottolineato la necessità di porre in essere interventi immediati per attuare una sorta di morsa della criminalità organizzata. Il rappresentante del governo ha preso atto di quanto accaduto anche negli ultimi giorni ed ha garantito il suo immediato interessamento affinché si possa intervenire, soprattutto intervenire in tempi brevi. Cambiamo argomento e soprattutto ci spostiamo a Bari, dove questa mattina l'assessore regionale al bilancio, Leonardo Di Gioia, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare la delibera di giunta approvata e relativa al patto di stabilità. Ascoltiamolo. Prendiamo atto della permanenza di una norma, quella nazionale, assolutamente irrazionale e penalizzante per la Puglia. Nonostante questo, grazie anche alla capacità di negoziazione che abbiamo avuto con le altre regioni, recuperando quindi un importo complessivo che arriva a circa 140 milioni, siamo in grado di fronteggiare in maniera importante tutte quelle che sono, riteniamo noi, le obbligazioni che ciascun assessorato ha intrapreso e che deve intraprendere in quest'ultimo bimestre di anno. Ci sono misure qualificanti che riusciamo a liberare, come ultimare il contributo ai comuni per i fitti, per quindi le locazioni, come il diritto allo studio che viene integralmente coperto, come il sistema dei trasporti, al quale sistema viene garantita l'aumento delle dotazioni in funzione degli adeguamenti contrattuali, quindi evitando da un lato i contenziosi e consentendo di mantenere efficiente il sistema complessivo sia su ruote che quindi su ferrovia. Grazie a questa delibera stabiliamo il principio che noi rispetteremo il patto di stabilità per l'anno in corso, quindi non incapperemo in alcun tipo di sanzione e contemporaneamente garantiamo oltre 650 milioni di competenze, oltre 630 milioni per
la cassa, quindi un effetto notevole anche sull'economia, per il cofinanziamento dei fondi comunitari, cioè un'opzione di politica economica, non solo un'opzione legata all'utilizzo dei fondi, che consente l'equivalente di una piccola manovra finanziaria che a livello regionale si traduce in un effetto anche moltiplicatore delle risorse disponibili, in un contesto che sappiamo bene essere altamente sofferente e in una situazione che sappiamo bene necessiterebbe di ben altre risorse. Però credo che la Regione stia facendo al meglio la sua parte nell'interesse di tutti quanti i cittadini. Ed ora parliamo di infrastrutture, nella fattispecie di edilizia stradale, perché questa mattina presso la provincia di Brindisi il subcommissario dottor Grassi ha incontrato una delegazione mesagnese, il sindaco Scoditti, l'assessore Vizzino ed il consigliere Castrignanò. Nel corso dell'incontro si è fatto il punto sull'avanzamento dei lavori di una delle più importanti arterie di collegamento, in grado di offrire sicurezza e comodità di transito ai veicoli che si spostano nella provincia di Brindisi. Stiamo parlando della strada provinciale 74, la Mesagne San Pancrazio Salentino, nota anche come strada dei Due Mari. Ebbene, l'iniziativa si è svolta su richiesta dell'amministrazione comunale di Mesagne ed è servita per fare il punto sull'avanzamento dei lavori della circonvallazione di Mesagne, la cui gara di appalto si concluderà il prossimo 23 novembre per quanto riguarda la realizzazione del cosiddetto terzo lotto. E a proposito di infrastrutture, una particolarmente importante è sicuramente l'aeroporto di Grottaglie. Questa mattina corteo organizzato da Taranto Futura per l'aeroporto di Grottaglie con conseguente conferenza stampa. Vediamo. Come Taranto Futura abbiamo presentato una denuncia circostanziata sulla questione dell'aeroporto, perché ci sono varie circostanze che vanno chiarite, come la mancata effettuazione della gara pubblica per la scelta del gestore aeroportuale, dato che nella società mista in aeroporto di Puglia manca il socio privato, e in questo caso la legge dice che se nel momento in cui non è regolare la costituzione della società mista per gestire l'aeroporto, quindi occorre fare la gara pubblica, ciò che non è avvenuta. Col procuratore abbiamo l'incontro per chiarire appunto queste circostanze. Naturalmente la problematica va ampliandosi, perché dobbiamo scoprire parecchie cose, quindi evidenziare delle situazioni anomale che si sono create, perché Taranto non può essere privato del suo aeroporto nonostante dicano il contrario la legge nazionale, la legge comunitaria e la stessa convenzione. A questo punto, visto che i nostri politici assolutamente non ci danno credito, a questo punto noi vogliamo i cittadini, i giovani e gli studenti. Se sabato non siamo 1.000, 2.000, ma anche 3.000 persone, a questo punto significa che abbiamo scherzato, che abbiamo sprecato tempo, perché qui non c'è nessun conflitto di interessi, siamo tutti quanti semplici cittadini che vogliamo che Taranto vada avanti, e la manifestazione si chiama per lo sviluppo alternativo, perché l'aeroporto è un mezzo assieme a tutti quanti gli altri mezzi di trasporto per poter portare uno sviluppo alternativo, il turismo. Proprio ieri il ministro del turismo Bray diceva che senza i trasporti non c'è turismo, ecco, quindi questa è la cosa importante. Il programma, allora, noi partiremo alle 10 davanti alla porta dell'arsenale militare in via di Palma e poi sfileremo in corteo lungo via di Palma per arrivare a Piazza della Vittoria, dove ci sarà un palchetto e dove tutte quante le associazioni che hanno aderito avranno la possibilità di dire la loro per 2 minuti solamente. E perché, ripeto, è una manifestazione oltre per la mobilità, interessa soprattutto lo sviluppo alternativo, quindi ci sono tante associazioni che vogliono dire la loro. Ieri vi abbiamo proposto un servizio relativo ad una iniziativa che sta per svolgersi ad Ostuni ed è la sua quarta edizione, parliamo di Ostuni a Fumetti, iniziativa divulgata nel corso di una conferenza stampa intorno a mezzogiorno ieri, conferenza stampa congiunta perché si è pubblicizzato un altro evento che si svolge quasi in concomitanza con Ostuni a Fumetti ed è un evento sportivo, in questo caso si tratta della Coppa Italia di ginnastica aerobica. Vi proponiamo anche questo servizio. Coppa Italia di ginnastica aerobica promossa dagli amici che vedete, l'assessore ovviamente è il deus ex machina della situazione, però
siete voi gli artefici, e anche questo è un appuntamento che sta cominciando a diventare un appuntamento fisso. Questo della Coppa Italia è un evento pensato insieme all'altra società organizzatrice, la Ginnastica Francavilla, con il Laboratorio del Benessere, pensata da tempo ed è maturata pian piano fino a portarla qui in Ostuni. È un evento importante, è la prima, anche la prima tappa di categoria, e la partecipazione numerosa di atleti provenienti da tutta Italia ci fa tanto ben sperare per la ben riuscita di questa grande manifestazione. Perché non a Francavilla e a Ostuni invece? Perché insomma si voleva cercare di dare un'immagine di questo sport che a Francavilla è già ben visiva. Ostuni è una nuova realtà per noi, e quindi io, che lavoro insieme al laboratorio da un po' di anni, avevamo pensato appunto di spingere questa attività, che è vero che è la Coppa Italia di ginnastica aerobica, ma è la prima tappa del campionato italiano di Serie A, quindi è una gara importantissima dove parteciperanno tantissime società di livello e ci saranno anche, tra virgolette, alcuni top player, perché la Coppa Italia viene in un momento molto delicato della stagione, perché noi partiremo la settimana successiva per la Francia, per il campionato d'Europa, quindi vedremo tutti i big di questa insomma disciplina cimentarsi nelle prove insomma che loro poi svilupperanno nel campionato europeo, quindi sarà una manifestazione di grande spicco. Ci faceva piacere che Ostuni si affacciasse per la prima volta in questa manifestazione nazionale, per insomma far vedere che i propri atleti stanno crescendo in modo molto veloce ed esponenziale. Cercare di creare quegli eventi che possono diventare fissi sul territorio e possono portare al ritorno d'immagine, e anche se Ostuni con il suo know-how, che in questo momento fa da supporter alla varietà di Francavilla e di Iaia e alla varietà del Laboratorio del Benessere di Angelo Cisternino. Non ci rendichiamo che parliamo di due grosse realtà sportive a cui Ostuni sta prestando la valenza del suo fascino. Io credo molto nelle manifestazioni, ti ho detto prima, che possono ritornare sul territorio. Non ti nascondo che stiamo lavorando, per esempio, per riusciamo a riportare l'offshore ad Ostuni, perché anche quello ritorna ad essere un appuntamento fisso. Stiamo cercando di dare il meglio possibile per questa città e loro sono il meglio possibile. Ci fermiamo qui con la nostra informazione locale, andiamo sulle top news nazionali ed internazionali, linea dunque ad ADN Kronos, grazie per l'attenzione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Morto nella notte il consigliere comunale Musi, Italia USA, Letta incontra Kerry, sul tavolo anche il Datagate, carcere il Papa, di e con i detenuti. È morto Alberto Musi, il consigliere comunale di Torino, ferito in un agguato nel marzo del 2012. Da allora era entrato in coma e non si era più ripreso. Oggi è prevista una nuova udienza del processo che vede imputato Francesco Furchi, che dovrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee e che si dichiara innocente. Incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Letta e il segretario di Stato americano Kerry, sul tavolo anche la grana del Datagate. Kerry è a Roma per vedere il premier israeliano Netanyahu e cercare di far ripartire i negoziati di pace con i palestinesi. Dio non resta fuori dalle celle dei carcerati, ma è con loro, è il messaggio lanciato da Papa Francesco. Nessuna cella è così isolata da escludere il Signore, nessuna. Lui è lì, piange con loro, lavora con loro, spera con loro, afferma Bergoglio. Giorno critico oggi in Australia per l'emergenza incendi, l'alta temperatura complica la situazione, la zona delle Blue Mountains è stata dichiarata off limits, il Nuovo Galles del Sud è devastato da 62 grandi incendi e lotta contro il tempo per 1500 vigili del fuoco e volontari australiani. È di almeno 26 morti, per lo più poliziotti, il bilancio provvisorio di una serie di attentati compiuti stamani nella parte occidentale dell'Iraq. La catena di attacchi è avvenuta nei pressi di Ramadi, capoluogo della provincia di Al-Anbar, a ovest di Baghdad. Il tecnico del Milan Allegri, soddisfatto, commenta il pareggio del Milan per 1-1 contro il Barcellona. I ragazzi hanno disputato un'ottima gara. Allegri elogia poi Kakà, secondo lui uno dei migliori in campo. Ha dimostrato di essere il campione che è. L'americana Serena Williams, numero 1 del ranking, ha battuto la tedesca Angelique Kerber nella prima giornata dei WTA Masters Championship a Istanbul. A Basilea, invece, nel torneo ATP 500, il 29enne altoatesino Andrea Seppi è stato battuto al primo turno dal tedesco Daniel Brand.
colpo di scena, le verdure surgelate potrebbero contenere più sostanze nutritive di quelle fresche acquistate nei supermercati. Colpa del tempo che ortaggi e legumi impiegano prima di raggiungere le nostre tavole. Tra deposito, trasporto e sistemazioni sugli scaffali possono trascorrere anche 2 settimane prima di riuscire ad assaporarli. A tutto danno di vitamine e nutrienti, fiore all'occhiello di questi alimenti salvasalute. A rivelarlo è uno studio del britannico Institute of Food Research. La ricerca sottolinea come i prodotti surgelati possano mantenere un elevato contenuto di vitamine e sostanze nutritive se vengono congelati. Congelati però solo a poca distanza dal punto di raccolta, ovvero accorciando i tempi. L'80% dei consumatori crede che verdure e legumi freschi venduti nei surgelati vengano riposti negli scaffali in media per 4 giorni, ma non è così, ne possono passare anche 9. Thank you.